8 gol su 10 subiti li ha subiti nel secondo tempo. Due soltanto, col Cassano e col Cutro li ha subiti nel primo tempo. Quindi significa che nel secondo tempo c'è un calo. Perché i secondi tempi sono stati segnati praticamente Perrone del Cassano ha segnato il secondo tempo Liperotti del Cutro, Zangaro della Marina di Schiavonea, Gentile Mandarano del Belvedere, Riccardi del Praia Tortora, Lepore e Morrone della Garibaldina. Quindi di 10 gol subiti, 8 nella ripresa è un, è un segnale che naturalmente deve cambiare qualcosa. Anche Mister Vaccaro. Insomma abbiamo avuto anche modo di parlarne in settimana con mister Vaccaro, per lui è una condizione mentale a volte la squadra non chiude le partite, ecco questo è un altro difetto forse da correggere, non chiude le partite sull'1-0 e poi rischia alla fine di pareggiarle, addirittura di perderle come è successo purtroppo a Soveria Mannelli dove un punto onestamente ci poteva stare, ma non è stato così. Un quarto d'ora se n'è andato. È successo poco o nulla. Squadre che si affrontano al centrocampo. Leggera supremazia nella tre quarti Sant'Agatese della Promosport, Questo dobbiamo dirlo per eh, onestà intellettuale. Eh, però il Real Sant'Agata non riesce ad avere quella verve, quella grinta, per esempio dimostrata con l'Acri. Che già nel corso del primo tempo, ecco, l'unica partita è stata quella con l'Acre, ha segnato il gol nel primo tempo, poi non l'ha subito nel secondo. Evidentemente, ecco, hanno giocato con la garra, come, come dice con un'altra parola anche Mister Vaccaro, che oggi onestamente ancora non si vede. Mentre eh, voglio ricordarvi che si anticipa, si anticipa oggi al sabato, di solito Real Sant'Agata gioca di domenica, si anticipa oggi al sabato perché a Sant'Agata d'Esaro. C'è un fallo su Fabio, mentre il gioco è fermo: eh, protesta, stroie, anzi Ernesto Bruno. Dicevo: si gioca di sabato perché in concomitanza con questo weekend c'è la 45 sagra della castagna a Santa Catalisa, che si sta svolgendo da ieri fino a domani. 45esima sagra della castagna, la più antica della Calabria, si svolge ininterrottamente dal 1975 e vi invitiamo volentieri tutti voi in ascolto, in visione in questo momento a venire a fare un salto magari oggi pomeriggio, domani ancora fino a domani a Sant'Agata Tesolo intanto oggi godiamoci questa partita almeno tentiamo di farlo perché sono quasi 17 minuti di gioco e c'è questo calcio di punizione sicuramente è da posizione eh, buona e va a, tirare, va a tirare Fabio e Marsico praticamente salva il primo tiro verso la porta 17 del primo tempo, Fabio tira Marsico in tuffo. E questo vale, vale, vale un gol, questa parata. Vabbè, continuiamo a giocare. Mentre abbiamo assistito al primo. continuiamo qui dunque sono quasi 18 minuti di gioco al diciassettesimo abbiamo assistito a questo calcio di punizione di Fabio speriamo che sia un segnale che la squadra si svegli un attimino perché l'abbiamo vista un po' in ambasce Corsino in avanti colpo di testa di Campolongo Sagula viene anticipato fallo di Sagula fallo di Sagula una squadra questa è la promosport un po' sorniona all'inizio ha perso anche delle partite insomma che, che onestamente probabilmente non era ancora pronta. Poi non scordiamoci che in panchina uno come Caturano che non ha segnato, ma insomma il 4 novembre scorso Caturano, Carlo Caturano ha compiuto 40 anni ed è ancora gioca, è nato il 4 novembre del 1979, quindi complimenti a lui che continua a mantenere uno dei bomber più prolifici della storia della Promo Sport gioca lì da, da tante stagioni eh, anche l'anno scorso ha segnato uh, alcuni gol, quest'anno ha giocato qualche, qualche spezzone di partita naturalmente avendo, avendo 40 anni ma se è in panchina anche oggi con la maglia numero 18 vuol dire che mister Tony Lio magari lo inserirà che so a, eh, a partita iniziata nel secondo tempo uno spezzone di partita potrebbe giocarla intanto ha preferito giocare pasto, con Pastorini che in effetti se guardiamo bene e l'unica punta, qualche volta ci va Fabio, che poi di nome Fabio ha un Fabio è il cognome, Fabio Matteo Fabio si chiama, Fabio il cognome. E Corsino, stavolta buono il passaggio verso, ancora verso Orsino da parte di Esposito, Orsino che parte? parte, cerca di andarsene in aria, viene anticipato. Esposito praticamente sta facendo la seconda punta ma a volte retrocede a dare manforte al centrocampo, diventa una sorta di 4-5-1, ma potrebbe diventare anche un 4-2-3-1 se le due ali che sono Orsino e Sagula si allargano e va a fare il perno centrale Esposito che stavolta non riesce a mantenere in campo una palla eh, troppo forte di Petrassi, troppo forte stavolta il, uno dei due playmaker perché in effetti se vediamo il 4 e l'8 giocano eh, quasi sulla stessa linea a centrocampo a uomo sul 4 e l'8 cioè praticamente su Lebeu e, e su mh, Decio Fortunatini che per convenienza chiamiamo solo Decio mh, che fino a questo momento non ha Caturano è in panchina a 40 anni il 4 novembre ha compiuto 40 anni 4 novembre 79 chi è centravanti del Sant'Agata l'argentina è in panchina Cordari Cardari in panchina con la maglia numero, numero 15 gioca a campo longo oggi ecco il numero 2 Bellia in possesso di palla in avanti rinvia a Stroia di testa ancora il numero 4 Lebeau in possesso di palla poi la cede a Decio Decio cerca di superare un avversario riesce fino a un certo punto poi vediamo Bruno in avanti anzi era Orsino, Bruno è da questa parte eccolo Bruno che va a contrastare il numero 3 Gianni ancora Orsino batte e ribatti Gianni indietro verso Morabito, Morabito colpo di testa all'indietro, vediamo che fanno a sportellate il numero 9 Pastorini e Cesai duello sicuramente acceso fallo di Pastorini stavolta l'argentino della Promosport probabilmente ha allargato le braccia più del dovuto questo è il motivo del calcio di punizione a favore, mentre ricomincia a uscire un pallido sole, era annunciata pioggia quest'oggi, ma evidentemente insomma, il tempo clemente ci sta facendo un favore, perché sicuramente con la pioggia avremmo avuto un po' più di difficoltà. A, a, a trasmettervi questa partita, gentili amici ascoltatori che siete su Sportcom.tv e su sulla pagina Facebook Real Sant'Agata. Abbiamo cominciato con un attimino, proprio un pelo e un pelino di ritardo. Consentitemi visto che sono 22 minuti di gioco di salutare gli amici della regia centrale di Sportcom.tv, Pino e Rosario Savaglia, gli amici che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook, anche Massimo Maneggio. E Francesco Spina e gli altri colleghi di Sportcom.tv. C'è un'altra partita anche del calcio a 5 trasmessa oggi del, del futsal del Magic Crati. Mi sembra se non, se non erro. Poi andremo a controllare meglio, ovviamente, dal Palasport di Cosenza su un altro canale. Mentre a giorni dovrebbe partire il nostro portale Sportcom.tv e vi invitiamo naturalmente a mettere i vostri like sulla nostra pagina Facebook che sono arrivati oltre 5000 e questo non può che farci piacere. Un servizio eh, sicuramente che eh, tutti ci stanno facendo i complimenti per questo servizio al servizio del calcio dilettanti. Campo lungo anticipato da, da Enrico e lo vogliamo sottolineare, al servizio del calcio dilettanti soltanto con eh, eh, diciamo eh, molta voglia di fare, molta buona volontà, tanto, 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 tanta passione, tanto volontariato, come si suol dire in questi casi. Al centro dell'aria. Vediamo cosa succede su questo calcio d'angolo battuto dal Real Sant'Agata da colpi, destra mancato da Olame. Non ci è arrivato. Poi Enrico a centrocampo stavolta verso un altro compagno che era Angotti, uno degli under. C'è un fallo contro, contro la Promosport Fallo su Petrassi se non erro. Ancora Petrassi che va a ricevere da Cosentino sulla corsia di destra, poi da Esposito. Esposito ancora in avanti, solito gioco di Esposito: palla al piede, poi indietro verso Cosentino che dice a Cesai di allargarsi, elude l'intervento di Pastorini in avanti. Cesai verso Esposito che aggancia molto bene. Si libera l'avversario, si gira su se stesso. Lancio di Esposito fermato da anni non calibrato bene questo lancio di Esposito e poi Gianni va a rinviare il numero 3, uno dei tre under ancora. Mentre Bruno, il giocatore più giovane in campo del Real Sant'Agata, va a rimettere con le mani verso Campolongo. Campolongo la ferma, ma non interviene. Poi Enrico anticipa l'eventuale incursione di eh, esposito c'è da dire che dopo la punizione di Fabio un attimino si è svegliato il Real Sant'Agata non ha prodotto granché però ecco nel possesso palla e nella, eh, nel fatto che riesce a stare di più nella tre quarti avversaria probabilmente qualcosa è cambiato anche dalla panchina è arrivato qualche segnale importante dalla formazione di mister Vaccaro che eh, ricordiamo Segue la partita, insomma, da una posizione strategica, visto che purtroppo ancora per eh, 15 giorni giù di lì è, è squalificato. Rientrerà domenica 8 dicembre a San Marco Argentano, quando ci sarà il derby della Valle dell'Esaro. Questo campionato di promozione che sarà il secondo stagionale, dopo quello giocato il primo settembre, quando per la qualificazione in Coppa Italia dilettanta il, il Real Sant'Agata andò a pareggiare 1-1 proprio lì. A San Marco con i gol di Sagula e poi il pareggio di Provenzano negli ultimi minuti del tempo, ma il Sant'Agato ottenne il pass per gli ottavi di finale. Poi, naturalmente, è stato estromesso dal Praia Tortola che a sua volta poi adesso è stato estromesso dai quarti di finale dalla Rossanese. Quindi, Rossanese Morrone da una parte, San Luca e Siderno, mi pare, dall'altra parte faranno. I, i, le semifinali di Coppa Italia che si andrà a concludere intorno a Natale, c'è un fallo ancora di Pasqua? Pasqua di Vibo Valencia abbiamo parlato di, di Natale, adesso l'arbitro si chiama Pasqua, vuol dire che ci, met, ci mettiamo tutti, adesso c'è anche la Sagra delle Castagne, insomma, tutte le, le, le festività di, di cui possiamo parlare. Mentre di testa Morabito ha ceduto al portiere Marchese. Ricordo l'anno scorso Marchese ha giocato col Bisignano in prima categoria. L'abbiamo affrontato due volte. 2-1 per il Real Sant'Agata a Sant'Agata il 21 dicembre 2018. 1-0 a per il Bisignano il 5 maggio del 2019. E la data del 5 maggio 2019 richiama un... Ha un episodio sfortunato per il Roggiano perché l'ultima partita che il Roggiano ha giocato in promozione, il 5, il 5 maggio 2019, indovinate dove l'ha giocata alla Vezia contro la Promosport e purtroppo ha perso il playout ed è retrocesso e poi non si è iscritto più. Quindi, praticamente, la Promosport è stato l'ultimo avversario, c'è un fallo contro a Campolongo. Campolongo è stato praticamente come dire, fermato per un'altra simulazione. 27 minuti di gioco di questo primo tempo: si è visto poco. Real Sant'Agata, praticamente, non ha mai tirato in porta. L'ha fatto la promo sport con Fabio. È ottima la risposta, mentre Cesai di testa verso Olami, di tacco, buono questo gesto tecnico di Simon Donga Olami, classe 1997, 22 anni etiope, che gioca per il primo anno qui a Sant'Agata, da due partite viene fatto partire titolare da mister Vaccaro, che evidentemente l'ha visto meglio in allenamento, vuole proporre un po' questo 4-4-1-1 che poi diventa, mentre Orsino va a tagliare, peccato troppo profondo, questo lancio di esposito andava a tagliare da destra a sinistra Orsino verso il centro dell'area, mentre Enrico che gioca praticamente da eh, ultimo, ultimo baluardo difensivo questa difesa a 3, un po' un 3-4, un 3-5-2 se vogliamo, perché solo il 9 e il 10, un centrocampo piuttosto abbottonato, c'è l'11 Schirripa che qualche volta va a fare il terzo di, di, di attacco. Ed è una sorta di 3-4-3 quando Schirripa, ma poi quando rientra diventa un 3-5-2 effettivamente perché l'unico è Fabio che va mh, così a dar manforte al, al eh, giocatore appunto eh, Pastorini numero 9. Ci avviciniamo alla mezz'ora di questo primo tempo, ecco Ernesto Bruno in possesso di palla, ancora in avanti, vediamo che scatta Orsino, cerca contatto con Morabito e va a tirare! E il primo tiro di Orsino si oppone Marchese, alla mezz'ora esatta, trentesimo, Orsino e Marchese para, botta e risposta stavolta. Nel senso che finalmente deve essere Esposito che può andare a tirare, ma fa, non, non tira. Eccesso di confidenza di Esposito, eccesso di altruismo. Doveva, doveva e poteva tirare Fabio Esposito, fallo su Olami stavolta. Vediamo che Olami va. C'è giallo, vediamo il giallo a chi e, e, il numero due, probabilmente è Bellia. Numero due Bellia. Era una bella azione, sì, peccato perché il tiro poteva essere, insomma non era il calcio piazzato, poteva essere migliore questo tiro. Peccato davvero, una buona occasione per il Real Sant'Agata. Si prosegue a giocare, siamo in diretta sempre qui da Roggiano. Ecco mister Vaccaro inquadrato in questo momento che praticamente grida, urla, colpo di testa sfiorato da Petrassi che finisce fuori. Insomma, poteva andare meglio anche questa. Mentre si prosegue a giocare naturalmente il tempo sta, si sta facendo insomma più imbronciato, speriamo bene insomma. Si prosegue a giocare ovviamente, abbiamo passato da poco la mezz'ora di questo primo tempo. Un tiro per parte, partita piuttosto equilibrata fino a questo momento 0-0, giusto tutto sommato. Vediamo ancora che si prosegue a giocare. Orsino cerca di rubare questa palla alle boe. Poi prosegue. Orsino ancora con gli anni a lottare. Palla che danza nella tre quarti campo. Allora andiamo a vedere il cronometro, 32 minuti di gioco, non ci giungono notizie per il momento dall'altro campo. Praia, Tortora, San Marco. E l'altro anticipo di oggi: abbiamo visto un po' se c'erano novità sulla, sulla pagina di aggiornamento dei risultati della promozione, ve ne daremo conto naturalmente più avanti. Adesso vediamo, in questo momento, non ci sono, non ci sono variazioni di sorta. Evidentemente ancora sullo 0-0. Anche l'altra partita che si gioca sul campo della vice capolista insieme alla rossanese. Insomma, 20 punti, 23. Il belvedere c'è un aggiornamento che arriva forse? Ha segnato il San Marco? Adesso vediamo, vediamo. Forse sarà arrivato in questo momento. La, il Praia Tortora ha segnato, non il San Marco. Allora ha segnato il Praia Tortora. Adesso vediamo poi chi. Se segna ecco, il, il puntino, sì, in effetti Praia Tortola 1, San Marco 0. San Marco, che da quando è arrivato, mister Andrea Spinelli, ha perso solo in casa contro il San Fili, poi ha vinto le due partite consecutive successive a Cassano e in casa col Cutro, e oggi è andata a sfidare la vice capolista lì in casa, in casa sua e fino a questo momento sta soccombendo per 1-0 poi vi diremo anche il marcatore in questo momento il Praia ha raggiunto naturalmente il Belvedere in testa alla classifica ma Belvedere che ha una partita in meno e giocherà domani sul campo di Caccuri contro la Caccurese di mister Bruno Caligiuri ricordiamo mister Caligiuri l'anno scorso qui a Roggiano, almeno per, una, per la prima parte di campionato fino a quando la squadra non si è sfaldata e poi naturalmente è andata sempre più eh, calando eh, perché molti giocatori sono andati via, insomma una storia trita e ritrita che non vogliamo ricordare perché poi alla fine il Roggiano è arrivato purtroppo a non giocare più in promozione, è retrocesso in prima, non si è iscritto a nessuna categoria. Guarda caso domani comincia proprio la terza categoria e noi della Valle dell'Esaro salutiamo di nuovo la compagine del San Donato di Ninea che domani... E esordisce di nuovo dopo tanti anni in terza categoria nel girone dove c'è anche l'Alto Monte, il Tarsi, il Kratos Bisignano e altre compagini. Fallo di Petrassi su Schirripa. Mentre sono 35 minuti di gioco di questa, di questa prima frazione, 0-0 ancora il punteggio e che Rigo, Rigo è in mezzo praticamente a Olami e Campolongo, poi c'è questo rinvio di Morabito in quasi in acrobazia, si prosegue a giocare ecco, ancora il Real Santata. colpo di testa di... Eh, Esposito che cerca di lanciare sempre il solito schema. Esposito su Orsino sul lato destro del campo. Pastorini indietro uncina la palla per un compagno che non trova Olami, la fa sua, dà ordine a centrocampo. Poi ancora verso Cosentino. Cosentino verso Bruno. Bruno, terreno che si sta leggermente allentando per la pioggia caduta, verso Campolongo. Non è fuori gioco. Campolongo è fuori gioco in questo momento. E eh sì, perché deve toccare la palla, se non tocca la palla, anche se c'è prima fuori gioco e non tocca la palla, non si concretizza l'offside. E questa è una delle nuove regole, naturalmente, della Federazione Internazionale, che eh, si sì, è andata a riflettere dalla Serie A fino alla terza categoria. Praticamente, ci sono delle, delle novità sul calcio di rigore, su questi episodi di, di offside, eccetera, eccetera. Vanno in due Olami e Petrassi. Poi ancora un battere di parte. Petrassi va a lottare, forse c'era un fallo. Vediamo Gianni sulla corsia di sinistra al centro per un compagno che non trova perché praticamente Fabio si stava centrando. E su quella corsia non scendeva né Decio Fortunatini né il numero due Bellia, e quindi conseguenza è troppo arretrato il pacchetto centrale. Del, ecco, vediamo adesso proprio i tre i difensori più i cinque centrocampisti. Che praticamente fanno. ci sono otto giocatori praticamente. Otto giocatori, sono sulla stessa linea. Colpo di testa sfiorato dal numero 7 Angotti, poi ancora Cesai verso Cosentino. Cosentino verso Ernesto Bruno, Ernesto Bruno in centrocampo. Per Petrassi che sventaglia in avanti verso un compagno che non trova per il rinvio senza mezzi termini di Enrico. La palla non viene controllata da nessuno. Forse termina fuori? Sì, sì, è terminata fuori con le mani. Rimessa in gioco del Real Santata Mentre il nostro team manager, evidentemente, ha voglia di farsi un, uh, un, un selfie. Stiamo facendo praticamente un selfie alle spalle. Va a tirare chi? Un giocatore della Sant'Agata. C'è stato un fallo prima. 37 quasi 38 minuti. Quasi 38 minuti di gioco in questo primo tempo. È accaduto poco. Un tiro per parte. La partita si è equilibrata ancora di più. Cioè il Real Sant'Agata è venuto un po' fuori dal guscio. Ma non riesce a superare questa linea che è composta quasi. Ecco Esposito che però tira un po' troppo frettolosamente. 38 primo tempo, Esposito al lato. Poteva, poteva e doveva fare meglio Fabio Esposito, un giocatore molto tecnico, che però quest'anno si è un po' perso. Almeno in questo primo scorcio di campionato. Oggi è la decima partita, quindi praticamente un terzo del campionato se n'è andato, penso che sono 30 le giornate complessive. E sinceramente, in prima categoria. Era tutta un'altra storia. Fabio Esposito in prima categoria era un po' il re del centrocampo, il perno indiscusso. Diciamo che probabilmente un po' di marcature più rigide sullo stesso, un po' di... gli fanno perdere quella, quella linearità, quella geometria che aveva nello scorso campionato. Fallo di Orsino, fallo di Orsino su un... un giocatore numero 3 anni. Orsino va per lottare con l'arbitro e anche con il numero 6 Morabito, il capitano della Promosport. Giocatore sicuramente d'esperienza Morabito. Classe 1986. Anche per lui insomma sono 33 primavera, quindi giocatore d'esperienza, capitano numero 6, i due capitani, i due numeri 6 sono i capitani. Troppo profondo questo, questo calcio di Rapido che chiede scusa con le mani ai propri compagni, mentre la palla viene rinviata da Stefano Marsico, e ci avviamo al quarantesimo. Mancano ormai pochi secondi al quarantesimo del primo tempo: 0 a 0, 0 a 0 il punteggio. E facendo bene i conti, insomma, di 0 a 0 nei primi 45 minuti il Sant'Agata ne ha avuti, ne ha avuto qualcuno, poi nella ripresa a Rogliano, per esempio, poi ha vinto nella ripresa, col Belvedere poi ha perso nella ripresa. Insomma, queste due cose eh, eh, si combaciano nel senso che sono diametralmente opposte, ma danno un senso dei secondi tempi, una volta si vince, una volta si perde. Colpo di testa di Enrico, indietro verso Marchese che va a bloccare con il petto, poi recupera con le mani e rinvia ancora verso Morabito. Morabito in possesso di palla, la dà in avanti, vediamo questo qui, verso Gianni, interviene di, di coscia. E Bruno, ancora Bruno, ancora Fabio, Fabio probabilmente ci poteva stare un fallo, non è così, ancora si prosegue a giocare. Schirripa in avanti, Petrassi, poi rovescia, Orsino, palla che termina out. L'ultima volta che la, la promo sport ha giocato su questo campo era il 13 gennaio 2019. Ha vinto 2-0 con i gol di Strangis e della Fa nel secondo tempo contro il Roggiano. E quindi torna qui a Roggiano, ma lo fa con il Real Sant'Agata. E quella fu una di quelle partite un po' stregate. Il Roggiano non riuscì a segnare nel primo tempo. Eh, molti gol eh, e poi ci fu un Super Simari che era in porta con Roggiano allenato all'epoca da Mr. Triolo. Eh, che poi alla fine perse 2-0 con un, un gol praticamente spettacolare di Strangis che si andò ad infilare nell'angolino. Alla, alla destra di Simar e poi il raddoppio di Elafa eh, quasi dieci minuti dopo. Elafa che ancora della Promosport gioca oggi in distinta con la maglia numero 14, non c'è Strangis che l'anno scorso eh, giocava appunto con eh, la, la Promosport e in questo, in questo campo entrò nel secondo tempo a quindicesimo e realizzò quattro minuti dopo il gol del vantaggio. Per ricordare insomma quando la Promosport è stata per l'ultima volta qui a Roggiano, naturalmente ci auguriamo che quest'oggi torni a casa il diverso, lo aspichiamo per i tifosi del Real Sant'Agata, ma per sportività dobbiamo naturalmente ricordare questo precedente che sono andato a trovare insomma, nel mio archivio personale stamattina facendo un po' i conti quando la Promosport è stata l'ultima volta qui a Roggiano. Colpo di testa di Bruno in avanti, Ianni, l'altro under. Poi Campolongo, uncina questa sfera, la dà Orsino che se ne va sulla corsia destra, almeno tenta di farlo. Ancora Orsino contrastato, Orsino che viene fuori, ancora palla Orsino, peccato, la palla non passa a Lebu. Ancora Ianni in possesso di palla, contrastato, palla che giunge a Fabio, Fabio in avanti, eh, viene fuori, palla al piede Petrassi che forse subisce un fallo. E c'è il giallo agli anni secondo ammonito. I due esterni bassi del Promo Sport sono stati ammoniti il due, due Lebelli e il 3 anni, 43esimo del primo tempo 0 0. Il punteggio. E insomma, una partita, sicuramente non facile perché ci sono troppi giocatori dietro le linee della palla. Vediamo praticamente. Se guardate in questo momento l'azione. C'è Fabio. Che è a ridosso di Cosentino, che sta per battere. Gli altri nove compagni sono tutti al limite dell'area. Quindi è un po' difficile scardinare il muro difensivo della Promosport E poi questa sventagliata, forse un po' troppo. un po' troppo esterno. Sì, ha colpito troppo d'esterno. La palla è girata e è andata fuori di Cosentino. E questi calci piazzati vanno, vanno serviti meglio, vanno sfruttati meglio, per meglio dire un pallone che va servito ai compagni ma fino a questo momento tranne il tiro di Orsino così come il tiro di Fabio però ecco bisogna stare attenti perché questi, questi giocatori della Promo Sport giocano tutti dietro la palla e poi sono pronti alla ripartenza Il la Sant'Agata che cerca di fare di avere un altro modulo in campo perlomeno ecco a volte questo 4-2-3-1 quando Sagula e, e Orsino salgono sulle fasce che Esposito va a fare il penno centrale alle spalle di eh, Campolongo, Olami e Petrassi restano a fare insomma, i centromediani. A volte è un 4-4-1-1 come in questa occasione. Vediamo che addirittura Olami forse è stato cambiato dal mister, forse Esposito è andato al posto di Olami e Olami è andato a fare addirittura la prima punta. Perché Campolongo è retrocessimo, Olami è rimasto avanti, forse per sfruttare la sua velocità. Vediamo se è un cambio tattico questo che sortirà effetti sulla formazione Casalinga. Simon Edonga Olami, questo ragazzo etiope che è arrivato quest'anno a Sant'Agata, si sta inserendo molto bene, tant'è che Mr. Vaccaro lo ha inserito per due volte, lo ha messo per due volte nell'undici iniziale come a Soveria Mannelli la scorsa settimana. Dove la Garibaldina ha prevalso per 2 a 1, colpo di testa, attenzione poi la palla verso gli anni. Gli anni che si gira, c'è un fallo su Cosentino. Eh, Cosentino è rimasto a terra, colpito forse in volto. Vediamo. Mentre al nostro cronometro sono 45 minuti di gioco, forse ci sarà un po' di recupero. Vediamo se l'arbitro fischia il recupero. Ancora non abbiamo visto. Dare segnalare recupero comunque il 45esimo è scoccato quindi ci potrebbero essere degli istanti di recupero, un minuto, due minuti, non so. Ma fino a questo momento, niente. Vediamo che fischia l'arbitro. Il rinvio di Marsico, forse potrebbe fischiare la fine del primo tempo. Mentre si sentono i primi tuoni in cielo e quindi è fischia l'arbitro. L'avevamo preannunciato. 0-0 il punteggio, pari in tutto, un tiro per parte, supremazia insomma, altalenante fra le due squadre non è una bella partita, è una partita combattuta, la Promo Sport è venuta qui probabilmente per difendersi e prendere il punticino il Real Sant'Agata potrebbe fare meglio, non l'ha fatto fino a questo momento speriamo meglio nel secondo tempo, intanto noi andiamo a riposarci, a bere, a bere un po' d'acqua e ci risentiamo all'inizio della seconda frazione di gioco all'inizio abbiamo avuto problemi audio. Eh, Eh, vabbè, comunque si aggiunge tutto il bono. Sì, capito, ma all'inizio audio alle 14.37. Eravamo tutti sì, fuori scordinato. Sì. No, no, no. No, Come se sì. volesse, Gesù? No, di e non la capite che te la siamo sempre abbiamo qua poi che c'è a 70 cinque poi se non è vero. Ehi, e prometti mettete là, mettete là E chi la detto? Sto passando farlo, so, ti so. Eh Ma buona! Adesso che ha provato Rieccoci no, adesso... nuovamente collegati. Rieccoci nuovamente collegati con lo stadio Ernesto Termine e Roggiano Gravina. Speriamo di aver risolto i piccoli problemini iniziali che qualcuno ci ha segnalato anche per quanto riguarda l'audio. Siete nuovamente collegati con lo Stadio Ernesto Termini e Roggiano Gravina per questo secondo tempo fra Promo Sport e Real Santata, normalmente Real Santata è in casa. Vediamo se ci sono se si parte, sono le 15.27, quindi siamo in leggero anticipo rispetto alle 15.30. Vediamo se si parte con il cronometro. I due segnaline che adesso vanno in campo. Non ci sono sostituzioni, mi pare. Non ci sono sostituzioni. Mentre il tempo si è notevolmente imbronciato dopo il bel sole quasi il tiepido al primo tempo. Insomma, speriamo bene fino alla fine. Mentre l'arbitro va a parlare con due giocatori, con Bellia e con Enrico. E Pasqua di Vipo Valencia. 15 quasi e 28, si sta per partire per questo secondo tempo fra Real Sant'Ata e Promo Sport 0-0, non ci sono state sostituzioni fino a questo momento. Vediamo quando si parte, attiveremo anche il nostro cronometro. 15 e 28 sempre, quasi e 29, si sta per partire questo secondo tempo... Ribadiamo per coloro di quali si possono essere in visione e in ascolto in questo momento. 0-0 punteggio in maglia bianca, completamente Real Sant'Agata in maglia blu con uh, maniche bianche. Partiti in questo momento per il secondo tempo, 15-29. In questo momento si è ripreso a giocare. Non ci sono sostituzioni, Pastorini in possesso di palla. Indietro verso un compagno che trova Inghianni, ma per i parte Orsino molto bene. Cerca di servire un compagno, non ci riesce per l'intervento. Fallo su Orsino perché non si è concretizzato il vantaggio Vediamo questo Probabilmente fuorigioco. Sì, fuorigioco. Ci sono dei giocatori che si scaldano. Non so se puoi fare uno zoom per vedere chi sono. Se riusciamo a inquadrarli. Ecco che si avvicina c'è Galeano in panchina, c'è Liparotti e l'altro è Cordari. Sì, Marcos Cordari. Allora tre, anzi c'era un quarto lì in fondo, poi lo vedremo. Quarto non so se è Sicilia o Morante, forse mi sembra Morante. Va bene, adesso parte il numero quattro, Petrassi, il cross è troppo, troppo fuori, troppo alto e troppo profondo. Troppo alto e troppo profondo. Vediamo un attimo, si prosegue a giocare. Ecco, Esposito, in si palla verso l'Ami, ancora Esposito, Esposito indietro verso un compagno che trova a centrocampo. Ancora Fabio Esposito sventaglia la palla in avanti, la controlla uno degli avanti del Sant'Agata. Ancora va a tirare, c'è un, una respinta, non si è capita. Un, un orsino ha tirato, mi pare. Purtroppo da qui, mentre c'è un fallo, tiro di Orsino ribattuto, al secondo minuto di gioco del secondo tempo Orsino ribattuto ed è buona occasione, peccato, perché insomma vanno sfruttate meglio queste, queste occasioni. Vediamo il numero due Bellia in avanti, colpo di testa poi di Cesai verso Orsino, Orsino verso Olami, che ha un po' cambiato Olami, Olami attenzione perché c'è Campolongo in fuorigioco, Olami se ne va ma non riesce poi a darla a Sagula, però insomma ha fatto una discreta cosa. Si prosegue a giocare, vediamo un po' a centrocampo Fabio Esposito recupera palla, la dà. Al numero due Bruno, Bruno in avanti verso Orsino, Orsino che torna indietro, palla al piede ancora per Esposito, Esposito verso Bruno, Bruno che la controlla di testa, poi cerca di portarsi in avanti Bruno ancora azione tembureggiante a centrocampo, ecco Sagula, Sagula ancora verso Ernesto Bruno, Ernesto Bruno che la, la manda in avanti, palla e preda di uno dei difensori della Promo Sport, peccato. Ecco Fabio. Fabio in, in, indietro verso un compagno che sventaglia: Ramorabito, il difensore centrale, numero 6. Ancora vediamo batte e ribatte. Ecco, Stroie in possesso di palla. Stroie ribattuto da Fabio. Matteo Fabio, numero 10, uno dei giocatori sicuramente più interessanti di questa squadra alla Metina. Sagula si lamenta di una decisione arbitrale, va il numero due Bellia, mi sembra da questa parte, adesso gioca. Numero 2 Bellia, autore anche di un gol quest'anno per la Promo Sport. Uno dei due ammoniti insieme all'altro esterno basso, Gianni che è un under. Cesai va a rinviare questa palla e poi Orsino la sventagli in avanti, troppo profonda, Sagula non poteva mai arrivarci, assolutamente. Errato questo, questo, questo disimpegno di Orsino che voleva ripartire ma è ripartito un po' troppo profondo. Il campo comincia ad allentarsi ancora di più, per fortuna non è arrivata la pioggia e ci auguriamo che insomma, resista fino, fino alla fine, fino al novantesimo, che però arrivi qualche gol insomma anche per, eh, mentre Sposito cerca di darla a Sacula, Sacula recupera un buon pallone e lo serve in avanti e, e fu fuori gioco fuorigioco del fuorigioco quando ha toccato palla però era il numero 9 Campolongo numero 9 Campolongo che poi è rientrato dall'altra parte ecco Cosentino che cerca di uncinare questa sfera poi a Campanile ancora Pastorini indietro ma Mette ordine Petrassi, Petrassi in avanti, Megliani sulla corsia di sinistra per gli ospiti ad andare in avanti. Ancora rinvio senza mezze misure. Di... Buona palla uncinata, prima era Cosentino. Buona palla uncinata da Olami, che poi la perde con Pastorini che la recupera. Sventagliate di Pastorini sul lato sinistro dell'area verso Fabio, che si è messo da quella parte a giocare. Adesso, dopo aver giocato molto a destra, è andata a sinistra, forse per una scelta tecnica. Ancora Matteo Fabio in possesso di palla, cerca di liberarsi di un compagno, la cede indietro alle BE. Le BE fa per viaggiare sulla corsia ancora quasi. Bellia, poi vediamo la palla che giunge a un altro giocatore della promo sport, numero 7 Angotti. Palla rimpallata, si prosegue a giocare. Vediamo se riesce a uscire fuori il Real Sant'Agata. Questa palla ancora a Leb colpo di testa ancora di Stroia. E poi Esposito cerca di mettere ordine al centrocampo. La dà a Sagula. Sagula eh? ancora, vediamo che Petrassi subisce un fallo, fallo brutto su Petrassi. In anticipo sul giocatore della zio Schirripa, Schirripa che facendo di non aver fatto un fallo cattivo, ma insomma voglio dire, ci può stare. Riparte Cosentino, mentre sono sette minuti di gioco quasi in questa seconda frazione di gioco, ancora Ianni che va a rinviare su Orsino, forse c'è un fallo di Olami? Sì, e vediamo cosa succede, ammonito Olami, ammonito Olami, settimo minuto del secondo tempo, primo ammonito per il Real Sant'Agata, non ci sono stati i cambi ma ci sono, ci sono tre ammoniti finora, due della Promosport. Uno del Real Sant'Agata in questa ripresa Samuel Dongaolami Mentre Cordari forse entra. Voi zoomare un attimino. Guanito, forse due Galeano. Ci sono due cambi ho l'impressione. Galeano e Cordari, tutti e due si hanno svestito la tuta, hanno svestito il fratino che portavano. Attenzione a questo inserimento di Angotti, palla che termina fuori, anzi era Ianni. Ottavo minuto del secondo tempo, no, entra, esce Campolongo. Sicuramente allora esce Campolongo, entra Cordari, entra e esce anche Olami. Quindi entrano il numero 15 Cordari e il numero 11 Galeano. Al minuto ottavo del secondo tempo, due sostituzioni contemporanee. Evidentemente, non contento della prova né di Campolongo né di, o comunque ha cercato di cambiare qualcosa tatticamente. Vediamo con Cordari e Galeano che non erano in perfette condizioni, per questo non hanno giocato dall'inizio. Adesso li ha gettati entrambi nella mischia. Mister Vaccaro, mentre Cesai cerca di liberare la palla che poi danza su, quasi sulla linea laterale. Ancora si prosegue a giocare attenzione a questa palla controllata da stroie che finisce fuori. Mentre comincia a piovere, mi sa? Eh. No. Allora, no, gentilmente vi dovete spostare, se vi mettete dietro, altrimenti io non vedo la partita. Se vi mettete dietro, altrimenti non vedo la partita. Comincia a piovere, purtroppo. Nono, nono minuto del secondo tempo. E prima o poi doveva arrivare la pioggia. Chissà che non sia una pioggia di benedizione. E, eh, speriamo di vederci, altrimenti purtroppo io non riesco. Ecco, ok. Vediamo anche si continua a giocare perché qualcuno si viene a riparare sotto la nostra postazione. Speriamo che insomma l'acqua arrivi, ma non in maniera incessante. Altrimenti, insomma, qui eh, corriamo il rischio. Siamo abbastanza. La prossima volta dobbiamo essere più equipaggiati. Caro Guan... Guanito. <ride> Dieci minuti di gioco di questa ripresa. Il cielo. Che aveva avuto uno squarcio di sole nel primo tempo, purtroppo in questo momento si è rabbuiato e ricordo insomma, una grande espressione del, 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 del famoso e grande Sandro Ciotti che nel nel commentare un derby genovese di, di molti anni fa fra Genova e Sampdoria, a un certo punto disse il cielo è plumbeo come gli occhi di Ornella Muti. E lo ripeto oggi per ricordare appunto un grande cronista del passato come Sandro Ciotti, mancato qualche anno addietro, in una, in una delle sue esternazioni sicuramente eh, non prevedibili perché nessuno di noi poteva pensare a una cosa di questo tipo e magari neanche qualche collega più famoso, anche più famoso di lui, anche se, insomma, stento a credere che ci siano stati colleghi molto più famosi, insomma, posso citare Niccolò Carosio, che lo ricordo, Enrico Ameri, fra i radiocronisti, adesso Francesco Repice che con le sue telecronache ci fa davvero divertire, specialmente quando in Champions League, insomma, stiamo ricordando grandi, grandi radiocronisti, telecronisti del passato. Si poteva giocare, sono entrati due giocatori. Due giocatori, ecco Cordari, c'è fallo di Cordari, fallo di Cordari. Quasi 12 minuti di gioco di questo secondo tempo, 0-0 il punteggio. Insomma, una partita che con questa pioggia non si mette bene per il Real Sant'Agata. Gli ospiti non hanno fatto cambi, ma gli ospiti sono venuti qui a giocare per lo 0-0 e si è visto da come hanno impostato questa, questo 11. Insomma, Mister Lio gioca con tre difensori in linea il 2, il 5 e il 6, poi il 7 e il 3 fanno gli esterni alti, in una sorta di 5 quasi difensori, poi a centrocampo ce ne stanno 3, il 4, l'8 e gioca anche l'11, Schirripa, 9 e 10 giocano un po' più davanti, ma in effetti il 10 rientra a volte in una sorta di 4-5-1 se vogliamo. Esposito recupera un buon pallone, lo dà Orsino che cerca di partire sulla corsia di destra, cerca di darla... A Cordari che stava per partire, mentre c'è adesso i tre attaccanti sono Cordari, e Galeano centrale e Sagula dall'altra parte. Palla ancora di Morabito, colpo di testa di Fabio, ancora indietro verso un compagno. Vediamo, interviene ancora un centrocampista. Fabio della promo sport. Fallo di Petrassi, il secondo ammonito anche per il Real Sant'Agata. Dopo Olami, anche Petrassi, due per parte, tutto in parità. Due moniti per parte, nessun gol per parte, un tiro a testa nel primo tempo, insomma forse possesso di palla, non abbiamo le percentuali, però insomma una partita equilibrata in tutto e per tutto. Ecco il numero due, Bellia in possesso di palla per, per gli ospiti, avanti verso Decio, Fortunatini ancora, vediamo di tacco, stavolta Sagula cerca di partire, fallo, fallo su... Su, attenzione, non è stato fischiato però questo fallo che sembrava netto su, su Galeano che adesso parte. Numero 14, Galeano si libera di un avversario, poi anche del secondo. Cede al Ernesto Bruno. Ernesto Bruno ancora verso Galeano. Galeano che la, cerca di farla scorrere, poi ancora azione tambureggiante del numero 14. Ciccio Galeano entrato in questo secondo tempo all'ottavo minuto insieme a Marco Scordari. Dall'altra parte uncina la sfera. Il numero 10 Esposito cerca di darla a Sagula. Sagula ancora verso Esposito. Esposito in avanti. Palla che non viene, viene sfiorata da corda. Rivediamo che c'è una sorta di pressing alto del Real Sant'Agata che cerca di mettere alle corde la promo sport chiusa nel suo guscio. Ancora Lello Orsino in possesso di palla. Verso il numero 4 che è Petrassi. Petrassi ancora verso. Galeano, Galeano verso Cordari, vediamo ancora possesso di palla, tutto di prima, parte o tenta di farlo il numero 7 Orsino che in area cerca di dare forse, è stato Morabito a salvare con il tacco ma insiste ancora il Real Santato, cerca di farlo, Morabito ancora di testa Bruno, poi Schirripa esce fuori palla al piede da Pastorini, attenzione perché può partire Pastorini, è intervenuto bene stavolta, è esposito a a sbrogliare la matassa perché se ne stava partendo Fabio allora riprendiamo ci scusiamo per la leggera interruzione dovuta purtroppo a una mancanza di energia elettrica cose che capitano con il maltempo ce ne scusiamo con i nostri telespettatori e ci auguriamo che ci sia qualcuno insomma che sia bene augurante nei nostri confronti meno gufi in giro forse, forse sarebbe meglio Meno, meno gufi in giro, noi i gufi proprio è un animale che non possiamo, eh, magari se sono anche dei gufi biondi. Diciassettesimo di questo. di questo secondo tempo, e purtroppo il 17 è un numero sfortunato, continua a tuonare. Speriamo che insomma. Qualcuno ci dice che abbiamo risolto, è andata via la corrente, purtroppo non possiamo farci nulla. Vediamo se si continua a giocare. Nel frattempo c'è stato un tiro di Orsino, il secondo no, ma sul primo tiro di Orsino è intervenuto molto bene Marchese che ha parato. Quindi il primo tiro era valido. Fosse finito in porta, purtroppo non l'ha fatto. Stroie, possesso di palla per Stroie. Buono questo contrasto che vince Daniel Stroie, poi vediamo se cede a Sagula. Sagula ancora vediamo ancora Ostroie in avanti e eh, Morabito che va a rimpallare questa, questa conclusione insomma questo tentativo ecco eh, Cosentino di testa verso Marsico che poi va ad allargare con, con le mani vediamo noti, rinvia con i piedi rinvia con i piedi Marsico, vediamo verso chi Fallo, ammonizione, ammonizione, ammonizione a Galeano e il terzo ammonito per il Real Sant'Agata. E purtroppo questi falli, stiamo vedendo insomma un metro di giudizio che questi falli li sta fischiando tutti l'arbitro, evidentemente. Bellia in possesso di palla, vediamo. Mentre continua a piovere, quasi diciannovesimo del secondo tempo, l'arbitro ha scritto il nome di Galeano, ha scritto sicuramente, ha scritto Galeano sul sott'acquino, è stato ammonito Galeano verso Enrico, Enrico verso Bellia, Bellia vediamo cosa fa, la sventaglia in avanti, deviazione di Sagula, poi interviene esposito, sovrastato però da Lebe, poi c'è un fallo sulle si sta facendo cattiva la partita, eh, perché eh, la Promosport gioca con molti uomini dietro la linea della palla e Sant'Agata non riesce a, così, a rompere questo muro e di conseguenza si va spesso a scontri a centrocampo. Stavolta è stato Lebe contro, contro Esposito, Numero 4, Lebe, appunto Franco Lebe, classe 1996, centrocampista. Vediamo il numero 6, Morabito in possesso di, di Sfera in avanti. Colpo di testa sfiorato da Pastorini che, però, ha commesso fallo su Cesai. Quasi 20 minuti di gioco di questa seconda frazione. Naturalmente, nei nostri monitor, vedete anche gli ombrelli perché ci sono gli ombrelli, insomma, che, per ripararsi da questo scroscio di pioggia di questa, di questa ripresa. E Corsino, sino verso Cordari. Palla toccata ancora da Bruno, che viene in avanti contrastato da Gianni. Ianni in fallo laterale per la rimessa in gioco del numero 7, Orsino ancora verso Cordari. Poi vediamo cosa succede. Esposito, contrastato da un paio di giocatori, esce fuori il LeBé. C'è un altro fallo sul LeBé, numero 4, centrocampista della Promo Sport. si chiama Franco di nome ma il cognome di Chiari Origini mentre Cordari attenzione Cordari che va a tirare con i piedi una bella azione di Cordari aveva approfittato di un, un sbaglio di Enrico peccato perché ventunesimo Cordari, Cordari tira sui piedi sui piedi di Marchese in uscita insomma era una buonissima occasione cioè, è coraggioso Cordari a conquistare questa palla poi ha tirato però male ha tirato male peccato Occasione, insomma, nel secondo tempo più occasione per Real Sant'Agata, sembra più nel guscio il, il, la Promosport che tenta di uscirne ogni tanto. Ecco Bellia, Bellia contrastato dal numero 14 Galeano, poi mentre aumenta l'intensità della pioggia qui a Roggiano, siamo comunque leggermente protetti, speriamo di poter finire, mancano ancora 24 minuti, più recupero alla fine. E speriamo soprattutto che questa pioggia bagni un, un altro successo del Sant'Agata che sarebbe preziosissimo stavolta. Alla viva il parroco, questa, questo rinvio del numero 6 Morabito. Palla sventagliata fuori per la rimessa in gioco ancora di Ernesto Bruno. Con le mani vediamo un po' cosa succede in avanti verso Orsino. Orsino che cerca di liberarsi non vi riesce per l'intervento di Anni. Ancora con le mani Ernesto Bruno. L'uno verso Cordari, l'Argentino va quasi a tirare. La palla rimpallata è angolo. angolo. Dovrebbe essere il quarto angolo per i padroni di casa. Ne hanno battuti due gli ospiti, se non abbiamo fatto i conti male. Il numero 14 sulla palla è il numero 14 Galeano. Colpo di testa a liberale di Lebeu e poi cerca di partire Enrico attenzione a, questo, a questa ripartenza Enrico la palla che danza sulla linea controllata però da Cosentino che la lascia sfilare fuori per il passaggio indietro a Marsico, Marsico con i piedi ancora verso Cosentino che stavolta sventaglia di sinistro oltre il centrocampo colpo di testa a Zimorabito, ancora Lebe ancora vediamo cosa succede Sagula lo va a contrastare ma Lebe poi ancora Sagula Fallo di Sagula. Fallo di Sagula, c'è un cambio. 8-14. Esce l'8, quindi Decio Fortunatini entra por... no, e la fa. L'avevamo detto. Entra e la fa il marocchino. Quindi out il numero 8. Decio Fortunatini dentro il numero 14 e la fa al ventitreesimo del secondo tempo. E Luciano Vaccaro, mister Vaccaro squalificato, sta assistendo dietro la porta dove sta attaccando il Real Sant'Agata, piuttosto passeggia nervosamente, naturalmente non vorremmo essere nei suoi panni, sta soffrendo visibilmente mister Vaccaro a stare fuori, speriamo che rientri presto, insomma, mentre va a spazzare l'aria ancora Cosentino, colpo di testa e poi prosegue, vediamo... Si... Vediamo Sagula che intercetta un buon pallone indietro di tacco verso Stroie. Stroie, vediamo cosa combina. Palla finita fuori. Ventiquattresimo al secondo tempo. L'intensità della pioggia aumenta purtroppo. E si sapeva che era un pomeriggio piovoso. Ma insomma, fino a. Alle, alle, alle 16, quasi insomma, non, uh, alle 16.00, siamo fra poco, alle 15.30 praticamente non è, non è piovuto. Poi è aumentata l'intensità della pioggia nel secondo tempo. Dopo l'entrata dei due sostituti, mentre è entrato anche il La Fa per Decio Fortunatini. Mentre ci sono giocatori che si scaldano, e sono 25 minuti di gioco di questa ripresa. 0-0. Ancora il punteggio, Lebo in possesso di palla verso. Ecco, e La Fa, e La Fa. È... Contrastato da, Is... da Orsino, poi ancora la fa e gli anni in avanti che la indirizza verso un compagno che non trova perché c'è Cosentino che controlla, poi la lascia finire fuori per la rimessa in gioco di Ernesto Bruno. Bruno che va. Verso Orsino ancora si prosegue a giocare, palla che giunge dalle, pressi, dai, dalle parti di Stroie, Stroie in avanti, forse troppo profondo questo lancio che termina fuori. Sì, così è infatti. 20 minuti più recupero al termine, bisogna trovare un episodio perché le, le, le squadre si equivalgono, eh, tutta protesa in avanti ed è al cerca di fare il possibile. All'indietro invece la promo sport che vorrebbe un punto preziosissimo per la sua classifica che conta otto punti in questo momento, tre in meno del Real Sant'Agata che ne ha undici. E sicuramente il pareggio starebbe meglio visto che giocano fuori casa agli ospiti. Vediamo Sakula, buon pallone verso un compagno che non trova per l'intervento ancora di Bellia che poi rinvia. Bellia in avanti, colpo di testa di Cesai. Ancora Stroia e La Favana a lottare su questo pallone. Poi Petrassi cerca di mettere ordine. Fallo forse su Petrassi. Interviene regola del vantaggio di Esposito. Ancora Cesai di sinistro Indirizza in avanti. Un pallone però che non riesce a superare la difesa. Ancora Cosentino. La pioggia diventa più scrosciante. Stroia in avanti. Ancora Bellia con il petto, quasi con una spalla. Poi. Il numero 10 è Esposito in possesso di palla e Lebo a a contrastare Esposito, Lebo, Angotti è praticamente un muro insormontabile a centrocampo, mentre ancora vediamo Esposito cerca di darla a Ernesto Bruno, Bruno fa scorrere la sfera verso il numero 7 Orsino, Orsino la prende e poi non la controlla bene. Ancora Orsino che cerca di conquistarla poi Cordari c'è un fallo e vediamo Ammonito chi? Ammonito Orsino Ma. Ammonito Orsino forse per proteste quattro Ammoniti del Real Sant'Agata e due nella formazione ospite mamma mia ci siamo, sì? Eh, purtroppo eh, se abbiamo qualche leggero problema è il, il tempo Tempo inclemente in questo secondo tempo qui a Roggiano, il primo tempo ci aveva fatto sperare che potesse finire senza, senza, senza pioggia, invece così non è stato. La pioggia è arrivata così come era nelle previsioni, in ritardo ma è arrivata. Si accendono i riflettori del campo perché effettivamente ci sono problemi forse di un po' di visibilità. Sono le 16 quasi di questo. Sabato 9 novembre, siamo al ventottesimo in questo momento del secondo tempo, quindi mancano 17 minuti, più recupero al termine. Vediamo Fabio in possesso di palla in avanti verso un compagno, poi la palla che viene carambolata fuori, la rimessa in gioco mi pare sia del Real Sant'Agata, purtroppo alla nostra postazione non riusciamo a vedere bene cosa, cosa accade. C'è un altro cambio, esce... Esce il numero 9 Pastorini, ventottesimo il secondo tempo. Esce il numero 9 Pastorini. Vediamo chi entra. Entra il 18 Caturano. Signori, chapeau per questo giocatore che ha compiuto 40 anni lo scorso, 40, lo, lo scorso 4 novembre. Ha compiuto 40 anni lo scorso 4 novembre, Carlo Caturano. E insomma, giocare ancora a quest'età sicuramente... È... È una, è una cosa che gli fa onore. Ecco Esposito in avanti che cerca di servire Orsino. Orsino se la vede con Gianni poi cerca sulla corsia Bruno. Stavolta è buono l'inserimento di Ernesto Bruno che se ne va sulla, ma non la mantiene in campo. Peccato. È un po' gibboso il terreno di gioco. Naturalmente con la pioggia diventa ancora più scivoloso. Nulla da fare. Ventinovesimo di questo secondo tempo ventinovesimo in questo secondo tempo 0-0 il punteggio ci avviamo alla mezz'ora nulla da fare non si scardina la difesa della Promo Sport in questo secondo tempo che ha avvarcato poche volte la linea centrale del campo e ha subito il Real Sant'Agata e vediamo Galeano, Galeano in avanti verso Sagula, troppo profondo ma era anche fuori gioco Fuori gioco segnalato dai due uno dei due assistenti che ricordiamo sono Di Santo e Morgera di Paola. vediamo Esposito in possesso di palla verso Sagula vediamo se riesce a prendere questa palla Sagula forse la uncina un attimo prima che finisse fuori poi vediamo la palla che rimbalza in aria vediamo Esposito in possesso di palla potrebbe tirare tira Esposito e palla termina leggermente leggermente alta leggermente alta questa palla di Esposito controlla l'audio per favore Chiediamo al nostro tecnico trentesimo del secondo tempo, tiro di esposito alto. Bisogna stare più tranquilli, troppa frenesia, secondo i secondi tempi non si riescono a chiudere. Colpo di testa ancora Orsino, in avanti verso Cordari, va a combattere con il numero 6 Morabito, ancora Cordari cerca di prenderla, non ce la fa, fallo laterale per la promo Sport. Praticamente si sta giocando alla luce artificiale perché se non ci fossero i riflettori forse si vedrebbe ancora di meno. Quasi 32 minuti di gioco, 13 più recupero alla fine, vediamo Cosentino in avanti questa sventagliata che poi l'altro capitano Morabito rilancia in avanti verso Caturano, ecco Caturano in possesso di palla, ancora Esposito in avanti, 0-0 sempre il punteggio. 32 minuti di gioco, 13 più recupero al termine. Purtroppo per il Real Sant'Agata potrebbe sfumare un'altra occasione limpidissima per portare a casa i tre punti. Vediamo Esposito, Esposito verso Cordari. Cordari stavolta la controlla molto bene, attende il piazzamento dei compagni e al centro verso Sagula e Bellia che lo anticipa in fallo, fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo. E calcio d'angolo sì. Sì, sì, è calcio d'angolo del quinto, quinto calcio d'angolo per il Real Santato. Duone ha battuti la squadra ospite. Vediamo un po' cosa succede. Al centro dell'area la nostra telecamera. Vediamo chi va a battere da qui. Non ce ne accorgiamo purtroppo. Va di pugno Marchese, troppo sul portiere questo, questo calcio d'angolo. Poi vediamo un po' chi interviene Cosentino indietro perché c'era l'avanzata di Enrico. E la va a bloccare quasi a fermare con i piedi. Marsico. Che poi vediamo che va a rinviare Stefano Marsico. Naturalmente, le condizioni climatiche non consentono. Colpo di testa spizzato da Cordare verso Orsino. Forse Orsino è andato a fare il centravanti. Vediamo che quasi è andato a fare il centravanti. Orsino poi se ne va di nuovo sulla corsia di destra. Cerca di far proseguire un compagno. Non vi riesce. Insiste su, quella... su quel lato. Orsino verso. Galeano fallo rimessa, praticamente è, è stato cambio di rimessa. C'è un cambio, esce il 10, entra il 18, entra Fabio 19, scusate, Romito. Entra il, Allora, 20, vediamo 33esimo il secondo tempo. Quindi esce il 10 Fabio Entra il 19 Romito, una punta per una punta forse, o forse è un centrocampista, ma Romito mi sembra un attaccante, se non erro. Vediamo un po'. Adesso. Sì, Romito Vittorio, classe 89, è un attaccante. Si prosegue a giocare, vediamo un po' cosa riesce a fare in questo scampolo di partite Sant'Agata. Cordale ancora, batti, ribatti, Galeano in avanti, palla che termina fuori, forse il calcio d'angolo. No. No, non è calcio d'angolo. Rimessa con le mani del portiere che poi la va a mettere a terra. Il portiere Marchese. Alessio Marchese, classe 90, ex portiere del Bisignano. L'anno scorso in Prima Categoria gioca quest'anno alla ProMosport Lamezia. il nostro cronometro segna 34 35 secondi Orsino, Orsino in possesso di palla cerca di darla a Cordari fuori gioco di Cordari ha alzato la bandierina al guardalini purtroppo troppi offside all'arbitro è caduto anche il fischietto peccato che non l'abbiamo preso è caduto il fischietto che adesso va a pulire l'arbitro perché praticamente si è sporcato è una cosa curiosa di questo secondo tempo, evidentemente con l'acqua il fischietto gli è scivolato, mentre la palla termina ancora fuori, 35 minuti di gioco in questo momento, 10 più recupero al termine, vediamo un fallo stavolta di chi contro Orsino, su Schirripa, Orsino non si dà pace per questo, mentre la palla termina l'MLM sul fondo, ci vorrebbe un guizzo, ci vorrebbe un... un un tiro della domenica, un qualcosa Real Sant'Agata che ha subito qualche calcio di rigore, un paio contro se non erro, ma non ne ha avuti a favore, è uno zero in questa casella che prima o poi si sbloccherà, speriamo più prima che poi insomma Marsico al centrocampo, colpo di testa del numero 19 Romito poi prosegue Bellia fallo di Ciccio Galeano su Bellia Rimessa in gioco ancora per Enrico, anzi fallo, fallo, giusto, giusto. Fallo di Enrico che va a battere con i piedi. Sventagliate in avanti di Enrico verso Romito, poi arriva anche il numero 7 Angotti. C'è, no, rimessa dal fondo, rimessa dal fondo. 36 minuti di gioco, si continua a giocare sotto la pioggia e purtroppo per il Real Sant'Ate il risultato è di 0-0. Non ce ne vogliono gli amici lamentini che ci stanno seguendo, naturalmente è un risultato a loro favore. Insomma, essendo sul canale Facebook del Real Sant'Agata qualcosina insomma, la portiamo al nostro mulino. Ma fino a quando insomma, è possibile, nel senso che insomma, fino adesso è il risultato tutto sommato per il primo tempo, è giusto, nella ripresa probabilmente è abbassato un po' troppo il baricentro. Il, la Promo Sport l'ha alzato il Real Sant'Agata ma non è riuscito a fare più di qualche tiro in porta. Anche con un buon intervento di Marchese, ancora Sagula, Sagula indietro verso Esposito che poi non interviene Stroia. Ancora Esposito si gira su se stesso. Stroia troppi passaggi. Probabilmente bisogna buttarla. Questa palla in avanti, troppi passaggi. Non riescono a fare quello che si vuole. Colpo di testa di Sagula, stavolta cerca di partire. Peccato Galeano, la palla gli è sfuggita sotto la scarpa. Ecco, in avanti, bisogna buttarle in avanti così perché oltretutto con la pioggia non è che cammini tanto la palla, ormai, eh. bisogna tentare il tutto per tutto. Colpo di testa sfiorato da Orsino, ancora, vediamo, e la fa poi Petrassi a campanile. Palla che termina, vediamo nei piedi di chi, ancora Lebeu, poi è Esposito Stroie, vediamo se la sventaglia in avanti, stavolta cerca Sagula, Sagula sulla corsia di sinistra, vediamo cosa combina Sagula, cerca di darla a un compagno, ancora va a lottare, ecco Antonio Sagula, non la dà questa palla nonostante e fischia un fallo contro. Trentottesimo del Secondo tempo 0-0 il punteggio, un risultato fin qui sicuramente importante più per la Promo Sport che il Real Sant'Agata, Real Sant'Agata che forse qualcosina in più avrebbe meritato ma che non è riuscito a sfondare il muro della Promo Sport fino a questo momento, insomma che si è difesa con ordine, ha cercato la via della rete nel primo tempo con Fabio, unico tiro in porta, poi nella ripresa ha un po' ritratto come si suol dire gli ormeggi ha ah, tirato i remi in barca mentre ancora il Real Sant'Agata con le ultime forze sicuramente anche la pioggia le toglie le, queste forze colpo di un, incina questa palla il numero 19 Romito poi quasi in sforbiciata Cosentino in avanti vediamo la palla che va verso Galeano Galeano cerca di portarla in avanti esposito ancora Galeano ma non riesce a passare a filtrare questa palla. Ecco, il numero 14 la fa, colpo di testa di Caturano verso Romito. E poi c'è fallo di Cesai in acrobazia, fallo di Cesai che ha colpito forse il viso di Romito. Non c'è ammonizione, ma ci sono le proteste. No, c'è ammonizione a Cosentino, al capitano. E sono sei gli ammoniti, anzi cinque, uno, due, tre, quattro, cinque contro due. 5 contro 2. I riflettori, vediamo accesi. Uno manca, ma. Meglio. Ah, l'acqua. Stiamo vedendo l'acqua, sì. L'acqua che insomma cade a catinelle. Entra, esce Petrassi, vediamo chi entra. 39 secondo tempo. Esce Petrassi. Petrassi, numero 4. È uscito. È entrato Liparoti? Vediamo. Il 13, sì. Liparoti cambierà tatticamente qualcosa perché esce un centrocampista. Entra un fluidificante o almeno può giocare sull'esterno alto, Liparotti forse per metterla al centro una palla. Davvero un pomeriggio da Lupi in tutti i sensi, oggi pomeriggio qui a Roggiano, specialmente il secondo tempo. Vediamo sulla palla numero 5 Enrico. Attenzione perché insomma mancano 5 minuti più il recupero. Eh, sarebbe una beffa. Morabito va a tirare. Il tiro di Morabito dritto per dritto. Attenzione, la palla stava scivolando. E eh, lo para, lo para Marsico. Insomma, il secondo tiro in porta. Brividi, quarantunesimo nel secondo tempo. Morabito da fuori. Ci ha provato. Insomma, buon per il Real Sant'Agata. È andata bene, la palla non è scivolata. fallo di, di... del 14. Galeano 41esimo di questo secondo tempo 0-0. Il punteggio vediamo la palla che termina fuori per la rimessa in gioco di del numero 2, il numero 2 con le mani Bruno. Purtroppo la, la pioggia dà fastidio anche a noi. Cordari in avanti a Campanile, vediamo chi va a intervenire. Liparotti non ce la fa. Poi Stroie interviene e la dà appunto verso un compagno che non trova ancora Angotti in possesso di palla. E la fa. E la fa poi Stroie. Poi vediamo a centrocampo Lebeu. Ancora la fa. Ancora Stroie, ancora Angotti. Batte e ribatte, una sorta di ping pong. Poi questo cross che forse termina sul fondo. Sì. 42° del secondo tempo, 3 più recupero al termine, manca poco. Si gioca con i riflettori. Un secondo tempo praticamente non invernale, di più. Dopo il primo tempo, insomma, che sembrava autunnale. 3 minuti più recupero, vediamo un possesso di palla. Sagula, poi colpo di testa mancato da Orsino. È difficile giocare in queste condizioni. Ma ormai siamo quasi alla fine. Caturano. Fermato ancora si poteva giocare Sagula, anzi numero ecco Sagula sì verso Cordari, troppo profondo questo lancio. Morabito in possesso di palla era venuto per lo 0-0, la Promo Sport era venuta per lo 0-0 e eh, si porta a casa lo 0-0. Eh, missione compiuta come si suol dire perché effettivamente insomma, ha tirato due volte in porta, ma il Real Sant'Agata volendo avrebbe potuto fare qualcosa di più. Non glielo ha concesso la Promo Sport, ma Real Sant'Agata è stata un po' meno incisivo di altre occasioni, come la partita col Cutro, vinta 3 a 2 qui, come la partita con Lacri, quella è stata secondo me la migliore partita di quest'anno e, e vincere con Lacri non è facile, l'ha fatto anche la Promo Sport, onore alla Promo Sport. Stavolta dice Juan Domingo, Guarito che segna il recupero, vediamo parte di Parotti in possesso di palla. Ecco le i paroti al centro palla rinviata ancora vediamo chi interviene Esposito, Esposito cerca di dare a un giocatore poi e va a tirare goal, e c'è il gol e c'è il gol c'è il gol c'è il gol del numero 14 e il gol del numero 14 Galeano, Ciccio Galeano Ciccio Galeano c'è la capriola di Olami che va in campo chi? è stato ammonito chi? È stato ammonito Galeano, sì, mi, mi sembra di sì. Adesso Galeano rischia, rischia l'espulsione. 42esimo del secondo tempo da fuori Galeano. Un gol che è importantissimo che forse però porterà il Real Sant'Agata su, a giocare in 10. Vediamo se questo accade, non lo so. Eh, viene, viene espulso forse. Vediamo. guarda che Vediamo cosa succede. Espulso, eh, c'è il secondo giallo per Galeano. Rosso, sì. E perché era stato ammonito e ha tolto la maglia. Rosso a Galeano. Rosso a Galeano. Gol che insomma a 42 quasi 43 Ma poi espulso un minuto dopo. 44esimo, rosso. Rosso a Galeano che resta, resta in 10. Buono il gol, meno, meno il rosso. meno il rosso, peccato. Peccato. Però il gol è importante. Adesso deve mantenere. Magari, non so, ci saranno 4-5 minuti di recupero. Quando Mingo diceva: segna nel recupero, siete al 43esimo del secondo tempo. Insomma, ci siamo quasi. Galeano, dopo, dopo la gioia, la, 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 la delusione. Insomma, vediamo. Galeano che lascia il campo. Lo zoom per favore. Perché praticamente questo ragazzo ha fatto una cosa, il primo gol stagionale di quest'anno. Ha fatto una cosa meravigliosa quel gol che l'ha presa, insomma l'ha buttata in porta. Ma poi forse quella maglia poteva evitarselo. Sì, capisco che è il primo gol. Vediamo se riusciamo a inquadrare. Galeano ancora è andato fuori, l'arbitro non ha ripreso. Credo che ci sarà 5 minuti di recupero. Il quarantacinquesimo da noi è scaduto. Quindi tutti coloro che sono qui, se vedono quanti minuti dall'arbitro sei minuti ha dato, ancora no. però i 45 sono passati. Eh. Attenzione perché Galeano deve rientrare. Luciano Vaccaro, praticamente è un po' arrabbiato, forse non solo un po' per questa cosa. 46 del secondo tempo, si sono persi 5 minuti: 5 minuti di recupero. 5 di recupero che partono da adesso. Quindi si concluderà al 51 perché al nostro cronometro sono 46 e 5 fa 51. Cambierà l'inizio del match adesso con la promo sport in avanti, un, con un uomo in più. Abbiamo gioito ovviamente e, e ci scuseranno gli amici di Lamezia. Insomma, ma questo gol l'abbiamo un po', un po' chiamato. Insomma, il Real Sant'Agata deve salvarsi, deve salvarsi anche la promo sport. Ce lo auguriamo di tutto cuore. Ma insomma. Eh, non ce ne vogliano gli amici di Lamezia, la, la Promosport ha fatto una buona partita, onestamente. Nel secondo tempo ha forse troppo abbassato il, il baricentro e eh, eh, si continua a giocare mentre è già passato quasi un minuto di recupero. Quattro minuti di recupero alla fine, quarantasettesimo, ne mancano quattro perché si giocherà fino al cinquantunesimo. Piove anche qui, arriva qualche goccia d'acqua e cerchiamo di portare al termine ormai questa impresa anche per noi. Impresa corroborata. Attenzione che Cosentino sbaglia. Poi riprende Romito verso Caturano. Bruno va a contrastare Caturano, la palla termina out per la rimessa in la fallo laterale ancora della Promosport. 47 e 25 secondi, a 51 si dovrebbe concludere. Usiamo il condizionale perché si sta perdendo ancora tempo. Vediamo Rimessa in gioco di, di uno del, della promo sport, Marsico di Intuffo va a bloccare e a rinviare, sono 47 e 43 secondi. Eh, vediamo cose su 5 a 0, Praia Tortola San Marco, davvero una, una cinquina di quelle memorabili. Vediamo Cordari in possesso di palla, ancora si gioca con eh, Liparotti, il suo ingresso ha determinato qualcosa nell'azione del gol, se n'è andato su quella corsia, ancora Liparotti. 48 minuti e 6 secondi, 3 minuti al termine. Secondo il nostro cronometro, si giocherà fino al 51 Perché il recupero di 5 è partito dal 46 Vediamo ancora. Si prosegue a giocare. Morabito in possesso di palla. Si gioca in condizioni proibitive, praticamente sotto l'acqua scrosciante di questo secondo tempo, e praticamente quasi al buio se non era per i riflettori accesi. Qui a Roggiano e ringraziamo anche coloro i quali si sono dati da fare insomma, per accendere anche i riflettori un pomeriggio davvero double fast dopo il primo tempo in cui era uscito anche un pallido sole secondo tempo veramente buio che però è stato illuminato questo buio è stato illuminato da Ciccio Galeano che al 43 ⁇ del secondo tempo ha fiondato in porta dal limite dell'area dopo un'azione sulla sinistra di Liparoti e riuscito a segnare il suo primo gol stagionale e fino a questo momento a dare i tre punti preziosissimi al Real Sant'Agata che potrebbe balzare a quota 14 e raggiungere Lacri che ha comunque una partita in meno e sono 49 minuti di gioco ne mancano due al 51 ⁇ palla che termina fuori per la rimessa in gioco di Marchese. Si gioca sotto tuoni, fulmini e saette, ma la saetta vincente è stata quella di Ciccio Galeano al 43 del secondo tempo che ha bucato Alessio Marchese quando la partita sembrava volgere al termine. Il Rea Sant'Agata ha trovato il pertuggio giusto, è riuscito a segnare, ma ancora ci vuole per, per gioire mentre gio protestano i giocatori della Promo Sport per un presunto fallo su Bellia, il numero due. Che si era proteso in avanti, anzi, è il numero 3 Gianni, 49 e 58 secondi, 50 minuti in questo momento, uno al termine. Colpo di testa di Romito verso Caturano. Caturano ancora palla e fischia in questo momento, evidentemente fischia, forse erano quattro. Real Sant'Agata 1, promo sport 0. Capannello, stringiamo sull'arbitro. Capannello di giocatori, forse c'era un altro minuto di recupero. Non abbiamo capito se sono 4 o 5. Ma è una vittoria, una vittoria sicuramente stavolta. Il secondo tempo è stato favorevole per il Real Sant'Agata. Secondo tempo favorevole, vediamo tutti attorno all'arbitro. Quelli della promo sport che forse non accettano la sconfitta. Li capiamo, ragazzi, avete fatto una buona partita. Facciamo i complimenti anche se noi siamo di parte. Insomma facciamo questa telecronaca per sportcom.tv ma anche per la pagina Facebook Real Sant'Agata perché il Real Sant'Agata ci ha concesso appunto questo, questo eh, beneficio però quello che vi vogliamo dire è che ha vinto il Real Sant'Agata, gol di Ciccio Galeano al 43° del secondo tempo la pioggia incombe, il Real Sant'Agata ha vinto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima volta con il Real Sant'Agata che sale a 14 punti in classifica, grazie per l'ascolto, buonasera a tutti